E siamo qui con Monsignor Gottardo Badacchiola. Monsignore, Monsignore, no? no? Ho Ho detto detto giusto, giusto, perché perché siamo siamo qui qui per per festeggiare festeggiare un un anniversario anniversario importante, importante, le le nozze nozze d'oro, d'oro, perché perché era era il il 17 17 marzo marzo del del 1968. 1968. Ti Ti fa fa impressione impressione questa questa data, data, Gottardo? Gottardo? Un Un pochettino. pochettino. Quando Quando sei sei stato stato ordinato, ordinato, avevi avevi 29 29 anni anni e e se se non non sbaglio sbaglio il il vescovo vescovo Scarsi, Scarsi, 28 28 e e mezzo, mezzo, ti ti ha ha ordinato ordinato il il vescovo vescovo Nicola Nicola Cavanna Cavanna qui qui nella nella cattedrale cattedrale di di Rieti. Rieti. Dimmi Dimmi tu tu un un ricordo ricordo di di quella quella giornata. giornata. Il ricordo è sempre vivo e sempre grande, perché si realizzava una meta tanto attesa, finalmente ero giunto e fui tanto contento. Poi tanta gente, tante emozioni, veramente è stato grande quel momento che mi ha accompagnato per tutta la vita. E Senti, senti, ti ti ricordi ricordi invece invece quando quando hai hai capito capito qual qual era era la la tua tua strada, strada, la la tua tua vocazione, vocazione, quanti anni quanti anni avevi? avevi? Ero un po' maturetto, pure ho titubato certe volte, poi quando mi sono deciso, grazie a Dio, ho avuto anche dei buoni direttori spirituali, no? Ai quali Tipo? Li vogliamo ricordare? padre Pietro Poglio, poi padre Augusto De Carolis, qualche altro sacerdote che ho incontrato a Chieti, ma sono partito in quinta e ho trovato tanti ostacoli naturalmente, però li ho superati e questo è bello, li ho superati con la grazia di Dio e con l'aiuto veramente dei santi che ho tanto pregato, specialmente San Felice e della Madonna. Hai Hai nominato nominato San San Felice Felice da da Cantalice, Cantalice, ovviamente ovviamente perché perché sei sei parroco parroco di di Cantalice, Cantalice, sei sei anche anche nato nato a a Cantalice, Cantalice, quindi sì, sei cantaliciano, doc, doc, però però le le tue tue prime prime esperienze esperienze non non le hai le hai fatte fatte a a Cantalice Cantalice da da parroco, parroco, ma ma a a Marcetelli Marcetelli, e poi? e poi? Marcetelli, Rigatti, Girgenti, Valle Ceca, quattro paesi anche popolati e lontani proprio dal centro, che sì e no c'era la strada per raggiungerli. E paesi con le loro difficoltà, paesi con le loro esigenze, paesi dove si viveva anche poveramente, però gente tanto buona, tanto di cuore buono. E questo mi ha tanto entusiasmato, specialmente la loro partecipazione. E con questo entusiasmo io sono partito in quinta, sono partito. Abbiamo fatto tante cose con questa gente, ci siamo voluti bene, poi mi sono dato da fare per rifare le chiese, le case parrocchiali, abbiamo fatto tante cose, poi con grandi feste pure abbiamo fatto. E la gente partecipava, pensi facevamo il precetto pasquale, quasi la maggioranza senza meno faceva la comunione a Pasqua, sempre, specialmente nelle feste, nelle cose. E davo anche la possibilità di confessarsi perché con me veniva sempre qualche sacerdote da Roma, dalla diocesi, la gente rispondeva e è stata veramente una grazia per me, guarda, per tutta la vita, perché quella gente, a me che venivo da Roma, venivo dalla città, mi ha insegnato a vivere, ecco, ad essere prete, sempre più prete. Ti ricordano anche con tanto affetto a Marcetelli, eh? Perché ogni Io tanto ricordo di loro, no, io di ricordo nomi. loro perché non si possono dimenticare, Quanti guarda. anni avevi in Gottardo? Era un giovanissimo. 27, 27 e mezzo, così sono andato su, ecco. E ci sono andato malvolentieri, ma poi mi sono trovato tanto contento e ho capito che quella per me era una grazia particolare che mi preparava per tutta la vita. E mi ci sono trovato bene. E se potessi ce li andrei, solo che camminare mo si fa un po' fatica qui. E poi invece sei arrivato a Cantalice, A sei tornato a Cantalice Cantalice, perché in realtà il mi ci hanno mandato tuo perché luogo avevo di. anche dei problemi di famiglia, papà che stava male, Quanti era anni avevi cieco. quando sei arrivato a Cantalice? Una Più o meno. 42, 43, così ci avevo. E ho obbedito al vescovo, poi dovevo lavorare pure in Chi era il curia. vescovo? Era Amadio, il grande Era Amadio, grande Giamadio. Amadio, per il quale si conserva sempre un ricordo bellissimo, guarda. È stato un vescovo eccezionale, ecco, di una generosità, di una bontà e anche di una preparazione veramente grande. Poi aveva una grande comprensione per i sacerdoti, per tutti. E
lo ricordo veramente con un amore grande, un grande vescovo. Questi 50 anni, ne hai visti tanti, ti fa un po' impressione questo 50 anni, vero? Ogni volta che te lo dico sei un po'. Si inumidiscono un po' gli occhi. Non tanto, sono un evento di grazia, ma io vorrei ricominciare a capo. Ah, c'è l'energia, a parte gli acciacchi, l'energia dentro ma ce ancora l'hai. qualche cosa c'è Sei stato, vorrei ancora ricominciare a capo per energico. rivivergli, veramente li ho vissuti sempre, sono stato sempre contento. Sempre contento, poi mi è piaciuto stare con la gente, parlare con la gente, condividere un po' le loro sofferenze, i loro problemi e sinceramente li ho voluto bene, ci siamo voluti bene con la gente. Questo Quello è è bello questo qua. l'importante. Senti, i vescovi invece, l'abbiamo nominati prima, i tuoi vescovi, se non ho contato male, correggimi, in questi 50 anni sono sei, no? Quindi Cavanna, Cavanna, Trabalzini, Trabalzini, grande vescovo. Amaddio, Amadio, Molinari, Molinari, Lucarelli, Lucarelli l'attuale, e Monsignor Pompili. Monsignor Pompili attuale. Ti chiedo un piccolo, diciamo, una caratteristica che ti è rimasta impressa di questi sei vescovi. Sono stati tutti bravi. Adesso sarebbe un po' lungo spiegare tutti i particolari. Una cosa. Sono stati particolari. Molinari, il grande pastore, ecco così, proprio il vescovo del popolo. Amadio, ve l'ho detto, Cavanna, ve l'ho detto prima, è stato anche molto bravo, è stato il vescovo del concilio, lui e Trabalzini. Quando Trabalzini, pensate, è venuto a Rieti, ha portato lo spirito del concilio, ha portato, no? Che qui si conosceva poco. Sinceramente, io che ero appena finito gli studi, doveva finire anche il concilio e mi sono trovato un po' in difficoltà, no? Tant'è vero che noi stavamo ancora fermi al Concilio di Trento, ma il Concilio Vaticano ci è voluto un po' di tempo per aggiornarsi. E tant'è vero che disse al Vescovo, Eccellenza, bisogna che ci rimandi in buon seminario lei. Invece mi sono dato da fare, ho leggicchiato, ho studiato, ho rifatto qualche corso all'università, io e Don Alessandro Loprete andavamo una volta o due all'università a Roma, ci siamo aggiornati e ci è piaciuto queste novità veramente belle che durante l'università si sognavano, poi si sono attuate e per attuarle non è stato tanto facile. Noi con la vecchia mentalità, subito da un'altra mentalità, non è stato tanto È stata un facile. po' una svolta, Io diciamo. ci ho sofferto un po' anche nella liturgia, nella pastorale, però quando ho capito, sono partito anche qui in quarta, mi è piaciuto tanto. E ricordo veramente tutte le cose del concilio con Papa Giovanni Paolo VI, tutti quei vescovi a Roma, tutte le novità che man mano si annunciavano. Che bello che è stato! Guarda, c'è stata un'apertura veramente grande. E lì lo Spirito Santo ha lavorato. Un po' particolare, i vescovi nel concilio, no? Quando si azzannavano, diciamo, dentro l'aula, no? Poi era bello, dopo finita, diciamo, la seduta, andavano al bar a prendersi il caffè e uscivano sotto braccetto, capito? Questi sotto braccetto. Questo è stato bello. Io porto tante cose belle del concilio, tanti segni di fraternità, di bontà, di questi vescovi, anche di quello che ho visto per televisione là a Roma, che eravamo un po' curiosetti, andavamo un po' a indagare noi altri, no? E veramente sono rimasto È stato un periodo tanto che colpito, sono rimasto. E poi Lucarelli, vescovo emerito. Lucarelli, ci siamo voluti bene e ci vogliamo bene. C'è stata qualche incomprensione, ma si è superata e arrivederci con tutti quanti. E poi è arrivato il vescovo giovane, come voi preti, posso dire un po' di Monsignor vecchia Pompili. generazione, o ti offendi? No, Un po' no, di una chiesa grande vescovo. che va a È mille, un come dici, vescovo come hai detto adesso. che si fa volere bene, è un vescovo che sa Ci ci trovi. Ti lavorare e ci sa far lavorare, guarda, è un vescovo eccezionale, guarda. Lo dissi pure al Papa nell'udienza, no? Allora, a proposito, mi dici, il Papa, noi abbiamo delle foto che tu ci hai portato da far vedere,
credo che io la faccio vedere così, ma poi penso che la regia la faccia vedere meglio. Allora, qui era ottobre 2017, sì. Città del Vaticano, sei andato in udienza da Papa Francesco. Sì, che me l'ha chiese un amico che c'ho giù a Roma, no? Raccontaci questo incontro. È un incontro stupendo, certo, per andare su tribolai un pochetto, Un po' complicato, perché poi stavi proprio a ridosso della... Francella, lì mi fecero mettere pure la fascia rossa, allora tutto... stavi infatti in grande spolvere. Ma no, qua, no, no, cioè, solo la fascia, non avevo l'abito, nonostante che fosse richiesto l'abito che le proprie mi dissero, boh. Quando arrivai a Portone di Bronzo, tutto facilitato, e arrivai su al posto stabilito con facilità, ecco. Aspettammo un po', alla fine arrivò il Papa, dopo la sua splendida catechesi, arrivò il Papa, e stemmo quasi 2 minuti così insieme. Gli dissi che facevo 50 anni di sacerdozio, mi feci gli auguri. E cioè, come erano andati? Dico, sono tanto contento, vorrei ricominciare da capo. Sono stato sempre contento. Cioè, grazie della testimonianza. Poi che ho fatto, dico, vorrei ricominciare da capo, Santità. Dico, mi potrebbe fare questa grazia? Cioè, ci penserò e farò sapere. Ha fatto sapere? Ancora stiamo, stiamo aspettando. Poi, andando sul discorso del Vescovo, al quale si vedeva che gli voleva bene, che ce l'aveva un po' in considerazione questo Vescovo. Cioè, che era un Vescovo giovane, diceva che era un ragazzino, poi che era un chierichetto. Però dico, guardi, è un grande. Poi mi aiutò anche Don Francesco lì a completare. Don Francesco Sabbi, no? Che sta qui, sì, con te. Che fu tanto Caruccio che mi accompagnò. Lui l'avevano messo con gli ortodossi poi, no? In seconda fila. Perché non risultava vicino a me con gli ortodossi. Con gli ortodossi. E non poteva incontrare. Poi tanto feci che lo feci portare avanti vicino a me. Là, ho capito. E fu tanto contento, veramente contento fu. Ti è rimasta una grande emozione, immagino, di quel giorno. Tantissima. Però ci abbiamo anche un altro giorno qui in foto, guarda. Con Giovanni Paolo II. Questo è il gennaio dell'83, se non sbaglio. Questo sì, di qua. Quando, quelli dell'83 c'ho altre foto. Sì, questa la facciamo vedere. Era quando, aspetta, diciamo intanto ai telespettatori che forse non se lo ricordano, che a gennaio 83 arrivò qua a Rieti Papa, in visita ufficiale Giovanni Paolo II. E il cerimoniere chi era? Ero Don Giovanni Teodori e poi ero io che collaboravo con lui, ancora non ero capo, non ero vice, io ero. Don Giovanni Teodori, che vogliamo ricordare che è una persona meravigliosa, espertissimo in liturgia, in economia, una persona molto familiare, una persona che se ci stava bene con Don Giovanni e lavorava bene, se ci lavorava bene con Don Giovanni, lo ricordo con grande affetto perché con me è stato sempre tanto caruccio, tanto caro. Ecco. E io ero lì, quella giornata è stata emozionantissima. Rieti in subbuglio. E io stavo dentro il vescovato, ero incaricato lì a ricevere il Papa lì dentro, accompagnarlo. E fatto sta, mi sono trovato solo con lui nello studio col Papa, no? Qua in cattedrale, in curia? No, sulla curia. L'ho aiutato a mettersi i paramenti, poi a un certo punto ho cominciato a tremare. Cioè tu hai aiutato il Papa a mettersi i paramenti? Sì, a mettersi il mantello qua, i paramenti. Che sarà... E che vi siete detti mentre... Che si dice un Papa mentre era aiutato? Mi fece sia lodato Gesù Cristo, Santo Padre, gli vogliamo bene, mi abbracciò. Però cominciai a tremare, poi... Aprì la porta e chiamai il vescovo che stava lì fuori, era Maddio il vescovo. Era Maddio, sì. Che sta in Ma foto qua. È stata una persona grandiosa, guarda questo qua che era. Tu ti vedevi davanti a una persona che tutto il mondo venerava, proprio salivi un po', andavi un po' in alto, andavi, capito, quando ti vedesti questa persona così bella, così straordinaria, umana, di una bontà grande. Ecco, il Vescovo Amadio che facemmo tanto per preparare quel giorno, no? Beh, fu una giornata complicata. L'accompagnava a Roma, però qui si svolse tutto nero. Sì, sì, fu tutto ordinato, però ordinatissimo, insomma, una visita che rimase nella storia. E poi, ricordiamo, dato che l'abbiamo fatto con gli ultimi due, diciamo, anche Papa Benedetto, no? Che tu hai riconosciuto da cardinale. Meglio lui è venuto qua 2 volte a Rieti. L'abbiamo ricevuto con Monsignor Amadio. Da cardinale. Poi l'ho incontrato a Roma mentre dalla casa sua andava all'ufficio, ci siamo salutati tante volte. Che tipo è? Una persona grande, una persona intelligentissima,
una persona veramente che amava la Chiesa e ama la Chiesa. E poi, per sentito dire, per quello come scriveva, uno si trovava un po' in imbarazzo davanti a questa gente, capito? Beh, certo. Però è stato sempre tanto, tanto gentile, è stato questo. Stato. Poi non ho avuto la fortuna di conoscerlo da Papa, dopo il rifiuto, però è venuto poi Francesco e abbiamo ricompensato. Abbiamo compensato. Stiamo ancora aspettando peraltro la risposta del Gottardo Bis, cioè, se Papa Francesco se lo fa sapere, se ti fa ricominciare da capo. Ecco, noi quello diciamo, ci sto aspettando pure io. Ma facciamo un appello a Papa Francesco se ci fa sapere se ricominciamo. Vi sarei molto grato. Non abbiamo avuto abbastanza ancora questi 50 anni di Don Gottardo. Vi sarei molto grato. Lo sai che sono anche una tua parrocchiana, ci conosciamo. Che bello. Da tanti tanti anni. Allora, l'ultima domanda. Importante, in questi 50 anni, com'è cambiata la Chiesa? È cambiata in un modo veramente bello, in un modo tanto pastorale, in un modo in cui la presenza di Gesù Cristo è sempre più bella, sempre più viva, e poi queste aperture che si sono verificate, mamma mia, chi se l'aspettava? Però sono belle. In cui l'uomo si sente realizzato, si sente qualche cosa, nessuno è abbandonato. Siamo tutti chiamati per vivere il regno di Dio che sta incominciando su questa terra, il cammino. E poi con i pastori che si sono succeduti, quello che è avvenuto, i sinodi, tutte le cose che sono gli anni santi. Io ricordo quello di Giovanni Paolo II del 2000, no, due ne ha fatti Giovanni Paolo II, ricordo quello di Paolo VI e ricordo l'anno della misericordia, avvenimenti eccezionali. Ma poi è bello anche nelle parrocchie, si sta cambiando, no? Il prete non è più rintanato in casa, devi uscire. Il pastore tra il le pastore, pecore, sì, no? Con l'odore delle pecore. Con l'odore delle pecore. Però spero che si possa dire pure di me, perché ho dato sempre fastidio a tutti. Sì, beh, ci sei stato un po'. Sì, sì. Sono andato sempre in giro, sono andato sempre posso a confermare. Ma pure troppo certe volte. A me piace parlare con la gente, con gli ammalati, con quelli che stavano in difficoltà. Con gli ammalati ci ho sempre scherzato. Usque de finem. E ci ho ottenuto tutto. Non c'è avuto problemi anche di dargli i sacramenti, le sei funzioni, per esempio. Ci ho sempre scherzato. Hanno ricevuto, accolto tutto, hanno raccolto loro, guarda, e sono stato tanto contento. Come sono contento di avere fatto un'azione un po' dappertutto, poi nella parrocchia gli avvenimenti che ci sono stati, centenari di San Felice, la riapertura delle chiese, tanti avvenimenti che veramente ti può ringraziare il Signore, che hanno arricchito tantissimo la mia vita. Che regalo vorresti ricevere il 17 marzo? Quale sarebbe il regalo più grande? Il regalo più bello è che la gente preghi per me, perdonasse un po' le mie mancanze, se qualche mancanza che ho fatta. Il resto niente, la preghiera, e si unisca a me nel rendere grazie a Dio, poi come regali materiali niente, perché mi hanno regalato tutto la gente. Capito? La gente mi ha riempito sempre le mani e il cuore, di tutto. Anche quando avevo bisogno di qualche cosa, per esempio dico, mi serve una fetta di pane, due fette di pane, me ne arrivava una pagnotta, mi serve qualche cosa, mi arrivava tutto. A parte quello, ma il resto mi ha dato sempre tutto. La gente mi ha dato sempre delle grandi soddisfazioni. Sono contento. E allora, ringraziamo e festeggiamo Monsignor Gottardo Padacchiola, che è stato oggi con noi, gli facciamo tanti auguri. Grazie. Per questo importante anniversario in attesa del Gottardo Bis. Grazie. Oh, grazie, quello è un augurio che gradisco moltissimo, perché è bello lavorare col Signore, che mi ha aiutato tanto insieme a San Felice e alla Madonna delle Grazie, che sono i miei grandi amori, sono stato la Madonna delle Grazie. San Giuseppe e San Felice. A San Giuseppe ho dedicato una chiesetta, no? Sì, San Felice l'ho fatto, eccola qua, protettore, l'ho fatto protettore di Catalice della diocesi.
e la Madonna delle Grazie incoronata regina di Candalici con la corona d'oro, ti ricordi? Sì, sì, come ecco. No. Ecco, grazie, allora, grazie a voi. Saluta là, quella delle gambe là, no? Grazie però a voi. Saluta i, ah no, questa qua, i, tutti i parrocchiani. Grazie, un saluto a tutti, veramente grande e commosso. Grazie a tutti. E pregate per me.